Bene, bene, dai. Beh, tanto io anch'io cerco di essere breve perché mi piacerebbe che fosse poi Mario a chiudere questa nostra conversazione, riflessione, perché Mario, abbiamo pensato insieme a questo tavolo perché Mario è il direttore di Insegnare e per noi Insegnare è un luogo di confronto tra i cili e i fuoricili, per cui è il nostro momento di dialogo con tutti quelli che sono dentro il CIE e al di fuori del CIE, luogo di condivisione di esperienze. Ecco, quando si parlava di condividere le buone pratiche, le esperienze, per noi è la nostra rivista che è un luogo per noi fondamentale, per cui cerco di essere breve. Certo è difficile essere breve, perché ora potremmo cominciare tutto a caso. Adesso io mi sbaglio. Per esempio, rivedere i cicli, non ho nessun dubbio. Se rivedere i cicli significa far presente alla scuola di secondo grado, alla scuola superiore, che 14-16 anni è scuola dell'obbligo, certo, e che l'unica certificazione che ha valore in Europa è la più ridicola in Italia, cioè quella che noi facciamo nelle seconde superiori, sì, con un fogliolino infame che gira, metteremo i voti e mettiamo le X se quello è discreto, sufficiente o di base, quella è l'unica valida in Europa. Siamo l'unico paese che chiude l'obbligo di istruzione non in coincidenza con la scuola di base, l'unico paese europeo. E posso perfettamente d'accordo. Sempre per un la norma, adesso non ricordo le date precedenti, ma la norma che stabilisce che a 16 anni li devi dare la certificazione è di una decina d'anni fa. Adesso vado. 2007. Ok, 12 anni e adesso che siamo ancora al fogliettino. No, lo dico sul tema del nuovo esame di Stato. Adesso faccio solo questo inciso, perdonami. Noi abbiamo messo nel decreto legislativo sulla valutazione il fatto che poteva cambiare l'esame di Stato, nel senso che non era più obbligatorio una sola materia, ma eventualmente anche la doppia materia alla prima prova scritta la norma nel 2016, e comunque figlia dei cambiamenti della Gelmini che risalgono quindi al 2008, e siccome il decreto legislativo entra in vigore nel 2017, diciamo, non si fa dal 2017-2018 allo scolastico, si fa dal 2018, lo mettiamo in norma, si fa dal 2018-2019. Adesso, il Ministero avrebbe dovuto, è complice il cambio di governo, non l'ha fatto, tutte le colpe del Ministero del mondo. Avrebbe dovuto sicuramente riuscire ad arrivare a fare il decreto, e questa è l'indicazione che la ministra Fedeli aveva dato ai tecnici, prima dell'avvio dell'anno scolastico, fare uscire il decreto sul nuovo esame di Stato, visto che c'era una norma in vigore e prima quindi il decreto non si poteva fare. Sono arrivati un po' lunghi, l'hanno fatto ad ottobre, tra tutte le possibili polemiche sulla scuola, anche quella sull'esame di Stato mi sembra tra le meno significative, visto che 10 anni che si sa che prima o poi sarebbe arrivata quella norma, 2 anni che si è iniziato a discutere nel merito della norma, perché il principio di delega era legge 107 2015, e comunque il decreto era dell'anno scolastico precedente. Quando dicevi la scuola, quando dicevi lasciateci lavorare, la risposta che mi veniva sarebbe dire venite a vederci lavorare. Sì, però lo sai da 10 anni. Se tu mi dici all'inizio della vita, anche 3 mesi fa, che cambia l'esame, un cambiamento del genere, devi averlo incorporato negli insegnanti dal primo anno in cui insegni, e le misure di accompagnamento sulle linee guida della scuola superiore non sono ridicole. È stato investito niente rispetto a quanto è stato investito per il cheating e per la scuola digitale. E se tu non cambi come insegni matematica, fisica, non è che all'ultimo anno ti inventi, se no ti trasformi il quinto anno in un addestramento all'esame che è l'opposto di quello che aveva senso. Quindi io dico, ripensiamo in generale anche ai cicli, a me va benissimo, però attenzione, non si risolve trasformando il biennio 14-16 in una parte quinta media. Deve essere una revisione totale del percorso, per cui l'alunno sceglie, fa delle scelte, si misura, entra nei contesti, sceglie qual è il narrigo, quello a quadretti. Poi allora in quel momento lì, quando io mi cimento in una scelta che può essere tecnica, che può essere senza le serie B, che giustamente Mauro sottolineava e sono perfettamente d'accordo, senza questi dislivelli che sono l'ipocrisia del sistema a canne d'organo, sono d'accordo, ripensiamolo, certo, ma però poi non ci illudiamo che se noi si fa
un collegamento terza media prima superiore, io modifico il sistema. Perché? Perché la bocciatura che diventa visibile nella prima superiore è nata dal percorso della media. È una bocciatura latente che appare lì, ma se tu non insegni diversamente nella media, non hai il coraggio di fare scelte didattiche, di acquisire tempi lenti dell'apprendimento, tempi distesi dell'apprendimento, una didattica inclusiva, perché se io non ho un percorso, è inutile faccia inclusione, se non sbaglio la media delle disabilità nella scuola italiana è del 3-4%, dei professionali tocca l'8-9%, è tre volte tanto. Sì, io, ma fai inclusioni e scuole fatte per escludere, dove hai più bocciature, quindi è un'ipocrisia quella. Allora noi discutiamo le cifre, però pensiamo che tu devi avere il ciclo all'idea della progressività. Del curriculum verticale, lavoriamo sul curriculum verticale, perché se io invece lascio gli insegnanti come sono adesso e però dico che siete in un percorso nuovo, ma se non cambio le scelte didattiche, i criteri di scelta didattica, i tempi della formazione, la formazione docente non vado a sua parte. Chiudo su un'altra cosa. Io quando sono stato a sentire Francesco del vostro congresso, Francesco ha detto una cosa e poi ho usato la radio, in un intervento che ha fatto alla radio a Firenze, e Francesco diceva che il sindacato è forse l'ultimo o comunque unico movimento popolare di massa. E io credo che sia, anche dal punto di vista dell'FNC, sia un grande valore. Noi come associazione dobbiamo, io amo confrontarmi, mi ha fatto molto piacere che nell'ultimo contratto di lavoro, che quindi riguardava le norme salariali, ci fosse la richiesta a noi del CIDI e altre associazioni di preparare un'idea di scuola comune, perché un contratto di lavoro ha senso se c'è un'idea di scuola, e un'idea di scuola ha senso se poi c'è un contratto che la rende praticabile, se no sono queste sono chiacchiere. Quindi a me questo legame mi interessa molto, anche perché sento, a differenza dell'ambito ministeriale, a differenza di tanti ambiti, dentro i sindacati, ora non voglio fare, ma dentro i sindacati ci sono ancora insegnanti di scuola che comunque non si occupano soltanto della propria scuola, no, si occupano di una visione, poi ci sono gli interessi a difendere, ognuno ha il suo campo specifico, ma sono campi complementari. Siamo d'accordo che sono campi che devono essere entrambi presenti, cioè io non posso parlare di formazione di insegnanti senza poi preoccuparmi del contratto di lavoro, perché se si fosse potuto scrivere nel contratto di lavoro l'insegnante deve avere nel suo orario di lavoro un orario di riflessione e lavoro con i colleghi, perché la formazione fatta dalle 5 in poi per le maestre è una presa di giro, perché se rimangono svegli fino alle 7 io devo ringraziarle, perché quando esci da un orario di lavoro di quel tipo e pensi di andare a fare formazione pagata niente, conosciuta niente, dalle 5 alle 7 e mezzo, non ha senso. Io devo avere un'idea di formazione che intacca la struttura a scuola, ecco perché mi piaceva il FIT, perché la struttura a scuola si confrontava con la struttura università e diventavano dei luoghi di apprendimento, non solo per i bambini e per i ragazzi, ma anche per gli insegnanti. Perché se io non creo una struttura a scuola e fa questo, quelle possono fare le associazioni, non siamo solo noi, ce ne sono tante che fanno un lavoro peggio, quelle possono farle è una goccia d'acqua nel mare, perché poi intercetti quelli che hanno proprio una mega volontà di cambiare, forse cambierebbero anche da soli, non entri nei meccanismi di un consiglio di classe in cui hai una massa che è una massa di insegnanti che si fanno un bel mazzo, che lavorano seriamente, ma che devono essere in qualche maniera guidati a un cambiamento, che lo possono fare se trovo una scuola che li guida. Io ricordo, e chiudo, dove ho fatto il primo anno a Borgo San Lorenzo, un luogo fantastico, sembrava di essere tutti in famiglia, si chiuse la scuola perché in quinta una ragazzina rimase incinta e si sposava, sono tutti in chiesa, quindi sembrava di essere una mega famiglia. Però quando l'anno dopo venne a Firenze in una scuola in cui mi accolse il dirigente, sulla porta mi detti il piano di lavoro della scuola, mi dissi porca miseria, qui devo diventare un professionista, non sono più in casa, non è più in famiglia. Ecco, è quel contesto scuola che ti fa crescere, è quel contesto lì dove ti dicono tu devi fare ricerca sul tuo lavoro, che ti fa crescere, credo ci sia bisogno di un rapporto stretto tra tutte le associazioni, fra le associazioni e la politica, fra noi
perché i punti di contatto sono sicuramente tanti, vanno declinati in maniera, però credo c'è bisogno di un'elaborazione comune. Qua a me non interessa che si arrivi a un documento comune, mi interessa che ognuno cambi la propria posizione arricchendola, perché ha sentito, no? Ha sentito anche una forza, un campo elettromagnetico diverso che orienta i suoi spin in una direzione leggermente diversa. Finisco, chiuso. Io ho poche cose da dire.